cosa succederebbe in caso di un incidente ferroviario all'interno della galleria del Ceraino, situata lungo la linea Verona-Brennero tra i territori comunali di Dolcè e Sant'Ambrogio di Valpolicella, e se quel treno trasportasse dei materiali pericolosi? La risposta nell'esercitazione prevista per la notte fra il 14 e il 15 ottobre è presentata oggi in prefettura. È un evento verso il quale noi riserviamo una grande attenzione e ci serve soprattutto per capire se il piano di emergenza esterna che si collega ed è complementare a quello fatto da RFI ha bisogno di affinamenti, di calibrazioni diverse, valutare i tempi di intervento e anche quelli comunque di ripristino della rete ferroviaria, che vorrei ricordare ogni giorno trasporta circa 180 convogli tra persone e merci, ed è il collegamento tra l'altro con il Brennero, e quindi una scelta questa dell'esercitazione in galleria che prevede un contesto particolarmente difficile anche per i soccorritori, e quindi noi testeremo insieme al contributo di tutti gli enti che sono appunto coinvolti, dalla parte sanitaria, quella ovviamente dei Vigili del Fuoco, ma RFI, che ringrazio molto per questa collaborazione, e un po' tutti gli altri, dall'ARPAP eccetera, questo sistema di tutela dell'incolumità personale innanzitutto, ma anche quello della sicurezza dei trasporti, ripeto, in una tratta che per noi ha un particolare significato, perché effettivamente dovesse verificarsi nella realtà l'incidente che noi abbiamo solo ipotizzato, che sarebbe un grandissimo problema non solo per la popolazione vicina al luogo dell'incidente, ma un po' perché si bloccherebbe pure tutto il transito da e per il Brennero e quindi verso il centro Europa. I cittadini possono stare tranquilli perché non sono coinvolti direttamente. Per noi è importante testare però dal vivo, dal reale, tutti i tempi di attivazione e eventuali criticità che dovessero verificarsi, in maniera da essere ovviamente più pronti nel momento in cui, speriamo mai, si dovesse verificare un evento del genere, avere insomma delle collaudate modalità di intervento che poi sono quelle della pianificazione, ma che bisogna testare nel reale. La linea ferroviaria del Brennero costituisce uno dei principali assi di transito per il collegamento dell'Italia con l'Europa centrale, con un volume di traffico di circa 180 treni al giorno. L'esercitazione, coordinata dalla prefettura, sarà effettuata sotto la direzione tecnica dei Vigili del Fuoco, insieme ad RFI, il SUEM 118, le amministrazioni locali, le forze dell'ordine, ARPAV e l'ULS 9 Scaligera, con il supporto di Regione e Provincia. Per noi questo è un momento importante nel percorso formativo, sia perché si testano le procedure e sia perché si valutano i punti di forza, quelli per l'emergenza, per vedere se ci sono criticità e come adeguarle. I nostri saranno circa 20 uomini messi in campo, ma tutto il dispositivo sono circa un'ottantina. Il piano di Sant'Ambrogio insieme con il Comune di Dolcè è quello di aprire innanzitutto la sala.com, attivare i nostri volontari, e che è un test anche molto importante per i volontari per essere pronti e preparati in qualsiasi caso, in qualsiasi calamità. Quindi credo che sia veramente poi l'insieme di tutte queste forze che sono messe in campo, dai Vigili del Fuoco, la Prefettura, l'ARPA, le Ferrovie, fanno sì una sinergia che in caso di emergenza, speriamo questo non accada mai, però di essere pronti e preparati.